Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi ritorniamo su eFootball 2024 per andare a testare finalmente il contratto immediato che più mi ha sorpreso, perché l'ho provato su PC e vi posso assicurare che secondo me assomiglia molto in game a Vieira, soltanto che lui è molto più dinamico, molto più presente, molto più veloce in quella posizione. Sto parlando appunto di Gravenberg. Andiamo a provare, è un contratto mirato ovviamente, con quelli che ci sono adesso, Colomoni eccetera eccetera. Però Colomoni l'ho provato in live, vi dico, non mi ha sorpreso, mi ha fatto anche abbastanza schifo, però lui davvero mi ha sorpreso veramente in positivo, quindi voglio assolutamente testarlo in un video dedicato con voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti, lasciate sempre un bel like di supporto. E adesso andiamo a vedere la build di Gravenberg e poi ovviamente la formazione. Eccola qua la build che io ho fatto a questo giocatore, molto molto interessante, come vedete molto forte nei passaggi, buono anche nel possesso stretto e anche nel controllo palla. Dribbling 80, ma tenete conto che è un centrocampista centrale, può fare anche il mediano, ma ve lo sconsiglio perché purtroppo difensivamente non è il massimo, però in mezzo al campo secondo me è molto presente. Discreta velocità, ottima resistenza, controllo corpo 72, tenete conto che fa 74 con il bonus stile di gioco dell'allenatore, poi vi farò vedere anche nella squadra. Come abilità ha il doppio tocco, quindi skill addirittura, il taglio di spalle e giro, tiro a salire, lancio lungo, tiro di prima, passaggi di prima, esterno a giro, passo da scavalcare, intercettazione e dominio palle alte per uno che ha alto 1,90, assolutamente tantissima. Tantissima roba, come vedete nei passaggi è top perché passaggio di prima, passaggio filtrante, sono quelle abilità che lo aiutano anche nella gestione del pallone. Un dominio palle alte gli serve per quanto riguarda il gioco aereo e il doppio tocco, sapete, a me piace da impazzire perché comunque io skillo e non poco. Avere un centrocampista centrale che può permettersi di fare questo tipo di giocata può magari risultare interessante e sgravo. Stile di gioco funambolo, serpentina e tiratore. Giocatore da provare, andiamola a vedere con la build dello stile di gioco, che poi è il più 2 ovviamente dedicato a tutte le statistiche, e poi andiamo a giocare le partite. Vi ripeto, tenete conto di questo giocatore. Allora, col bonus dell'allenatore, come vedete, fa coinvolgimento difensivo 81, aggressività 85, cerco di farlo un pochino ibrido in modo che possa fare più cose e farle bene. Passaggio rimane il top, anche il passaggio alto comunque per un CC è tanta roba. Dribbling, controllo palla, possesso stretto, lo vedete, è fatto bene come giocatore, le abilità ce le ha. Lo metto in questa posizione insieme ad Ambrosini, un modulo che comunque in copertura è veramente devastante. Magari si perde qualcosina in avanti, poi ci farò un video dedicato che sicuramente potrà farvi capire come interpreto io questo tipo di modulo, per me fondamentale. E andiamo a vedere in che posizione sono in classifica e poi ci facciamo queste due partite. Siamo sempre lì, 1157esimi, speriamo di non incappare in qualche sconfitta. Ovvio, se trovo un pro player ci posso fare relativamente poco, però nel test di questo giocatore voglio che venga fuori almeno la sua efficacia, non come in tante altre volte dove mi incazzo e si perde proprio l'interesse del giocatore in sé. Vediamolo e speriamo bene. L'ho trovato, vediamo chi sarà il nostro primo sfidante di oggi. Siamo a giocare in casa, soprattutto divisione 2, mannaggia il crimine. Ok, allora Gravenberg è sul massimo, tra l'altro non so che condizioni abbia questa settimana, quindi lo vedremo, penso veramente al top. Ha forma fisica incostante ed è una pecca, è vero, però ha precisione di piede debole alta e quindi questa cosa la sottolineo in tanti. Speriamo bene, ripeto, nel caso abbiamo i nostri sostituti. Vediamo l'avversario come gioca, con un 4-3-3, con un nuovo Bellingham, Potu, quello uscito settimana scorsa, Guardiol, De Ligt, Bastoni, Hernandez, Foden, insomma, squadra molto bella. Quel Vinicius come punta centrale, ho paura, gioca a possesso palla, sono curioso, andiamo a vedere come gioca sto ragazzo. Dai, dai, che sono abbastanza curioso, ripeto, gioca a possesso palla, bisogna stare attenti. Guardiamo, sì, ok, tutto a posto, eccolo qua, subito che va con il kick offetto, non gli riesce, grande, eccolo qua, cioè vedete proprio grosso fisicamente, lo vedete proprio, difficilmente lo spostate, bella, 1-0, ci sta, primo tiro. Vedete, è piazzato bene, mi piace come giocatore, secondo me è valido, valido. Se non avete un centrocampista centrale all'altezza o magari dovete scegliere, io vi dico che quel Gravenberg è sicuramente valido.
Ah, che sfiga. Non essere recupera palla, ammazza che recupero lento, ma... Da lì, ok. Mai con i venti si spinge troppo in avanti, eh. Ah, che sfiga, non vanno mai fatte quelle cagate lì. Bravo. Vada lì, ok. Si è dimenticato il pallone. Quando si dimenticano del pallone è preoccupante, eh. Fallo questo. Vai, grave break. Bravo, bello, vai così. Bel cannone, bro. Dagli la bella, ok. Beh, se riusciva a dare una bella legnata invece che un passaggino sarebbe stato più bello. Anche perché così, in questo modo, avremmo anche fatto bene. Ah, bravo. Le tre cose già mi sono piaciute, questo giocatore. Non ho detto di darla a Bellingham. Ma tanto è sempre la stessa roba e va bene così. Cosa? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Ho visto praticamente Candela. Uno non prende 1002. E due è diventato trasparente. Ottimo, dai, va bene. Ci sta. È un gioco straordinario questo qui. Niente. Bloccato. E vai. Dai, così può tornare in partita senza problemi. Tiro. Ma easy, easy. Giocatori che si guardano intorno. Benissimo. Benissimo, benissimo. Nesta che gli lascia un... non so quanto spazio al suo avversario. Difensore centrale incontrista, tra l'altro. Ottimo. Quindi 1-1. Totti non si muove. E il suo Rice, penso, Rice. Attenzione, perché è il momento favorevole. Attenzione. Tutte che si spostano con due giri di ritardo. Animazione assolutamente marcia. Che non vogliamo vedere più. Si sveglia dall'improvviso, eh. Non ho visto difficoltà per i primi 10 minuti. Poi, ovviamente, succede questo e tu non puoi più recuperare, io ne so. Non lo so, non so niente, ragazzi. Cioè, ho visto Bellingham che... l'ha spostato con la sigaretta. E niente, è fuori dal fermo, ragazzi. Non dovevi fare quel controllo palla ridicolo, assolutamente. Le sacagne centrali e l'avversario, ovviamente, vita facile con quel portiere qua. Ops, fai così. Raga, ma così con il doppio tocco, che devo fare? Dritto. Vai, capitano. Bravo, capitano. Vada lì, ok. Cosa sta succedendo? Ho preso troppo. Bravo Gravenberg. Non a Gravenberg, ma c'era tu che si stava insedendo. Bravo. È stato forte, eh. Allora, per tranquillamente tu. E invece vediamo quello mancato. Così lì può ripartire. E ci crea difficoltà. Ancora. Vai. Scegli tu per me, dai. Fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi del gioco. Fai quello che vuoi.
con calma, fai quello che vuoi, ci limiti il passaggio. Andiamo per logica. Ringraziamo sempre Football 2024 per questi passaggi regalati. E ancora i palloni che passano. 46esimo, passato da un'ora. E continuiamo. Fino a quando l'arbitro non vede l'azione dell'avversario, non è più giusta e possiamo andare negli spogliatoi. 1-1, direi ottimo come primo tempo. L'avversario comunque bravo, bravo. Purtroppo non riusciamo a esprimere il nostro gioco, ma quello quando lo capisci che va in certo modo, tu da player puoi farci veramente fuoco. Passaggio pulito, era proprio un passaggio che per arrivare. E questo fa un colpo di tacco che non serve a niente. Mannaggia a me, oh, mannaggia a me. Ma non mi potevo tipo specializzare, porco zio, in un altro gioco dove non mi ammazzavo la vita? Scegliete il game. Poi dove cazzo va Mosinio? Niente, deve tornare Messi addirittura. Gli stava davanti Guardiola. Gli stava davanti Guardiola. Si è disinteressato. Si è disinteressato Guardiola. Bravo, grave. Guarda lì. Bravo lui. E niente, ovviamente guardiamo quello che si rialza e aspettiamo la venuta del Messia. Ancora, vai con rimpallo. E via, e olè! Pazzesco, eh? Veramente pazzesco. Pazzesco. Bravo, eh? Vabbè, ragazzo, stiamo soffrendo delle ripartenze clamorose proprio a livello anche di reattività pazzesco. Ma chi cazzo la dai? Ma chi la dai? Infame, ma chi la dai, infame? C'era lì tranquillo, gli devi solo passare l'esterno dall'altra parte. Videogame spaziale. Non niente, De Ligt era già lì pronto. De Ligt era già lì pronto, ragazzi. Aveva già visto De Ligt. Niente, la palla ritorna. Olè. Ancora. Oh, sbaglio un controllo? De Ligt è lì. Raga, non c'è spazio. Tutte le maglie bianco. Sei bianco, rosso nero. Guarda lì. Dove va? A rimpallare su quello basso. Bravo, Gravenberg. Però non c'è. Non c'è movimento, signore. Non c'è movimento. Ci stiamo tutti guardando intorno. Il capitano. Vai Gravenberg. Dai, fischia. Di fisico contro Joao Felix. Passaggio regalato. Non ho mai. Io non ho mai voluto passare il pallone. Ragazzi, il gioco mi sta rovinando veramente l'esperienza. Facciamo dei cambi per favore, ma. Niente, l'avversario è più forte di me sotto ogni aspetto. Va bene. Videogioco straordinario. Lo adoro. Allora, torniamo a Bellingham che non sta facendo niente. E poi per adesso continuiamo così. Ma no, veramente orrendo, eh. Orrendo. Non sto riuscendo mai e poi mai a contrastare i suoi attacchi in questo secondo tempo. 10 minuti che era, si era visto un altro avversario. 10 minuti del primo tempo, dove abbiamo fatto il gol. Dopodiché, dopo il suo 1-1, non si è capito più niente. Io non potevo più neanche minimamente contrastarlo. Passaggi sbagliati, controlli palla lenti. Non mi spiegate che cazzo. Oh, ma dai, oh, però hai rotto il cazzo. Guti. Ragazzi, Guti.
Non vedo, vedi i passaggi slow motion, non ci rendiamo conto. Passaggi slow motion, devo stare zitto, non devo parlare. Fatte candela, nessuno te l'ha chiesto. Il grave va che è tanta roba, eh. Il grave, ragazzi, gioca bene. Qua proviamoci, ma ho paura che mi sposti il portiere, quindi servirà assolutamente a poco. Ma dai, ragazzi, cioè fisicamente non riesce a tenere Mbappé. Se ne vedono di ogni su questo videogioco, però c'è Mbappé che fisicamente sposta Gravenberg. Ma dove cazzo siamo? Cioè qui chi la passiamo? Ditemi un po' voi, dai. Tutto slow motion. Facciamo dei cambi ancora, va. Togliamo Messi, mettiamo Maradona. Togliamo Samuel, mettiamo Rummenig. Gamberg, tanta roba, però è stanco. Veramente gran giocatore. Prima partita dove, nonostante tutto lo schifo che sto vedendo, funziona. Fatto bene quella carta qua, eh. C'è poco da dire. Adesso cerchiamo di tenere sta partita, perché mi sembra davvero... Mamma mia, cosa sto vedendo? Cosa vedono i miei occhi, tra l'altro? Vai, Diego, tieni quella palla lì, Diego. Non so che cazzo passarlo. 3 minuti di recupero per dire cosa. Vediamo di fargli il gol, visto che il portiere non lo sposta. Matteo Vincenzo, via. Vincenzino Candelà, 3-1. Gran punella, mamma mia dove gliel'ha messa. Gran punella dove gliel'ha messa, ragazzi. 3-1. Faccio i miei più sentiti complimenti a questo ragazzo che ha giocato benissimo. C'è un po' di input lag da parte mia, però ho notato che tante letture le capiva e devo fargli i complimenti. Bravo, 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 bravo. Gravenberg, tantissima roba, ragazzoni. Andiamo alla seconda. Tanta robetta. Se l'ho trovato, vediamo chi sei il nostro secondo sfidante. Intanto che aspettavo, ho guardato un po', di video, ci ho messo un po' a caricare. Per dire che sto incontrando un sacco di italiani, ragazzi, un sacco di italiani. Questa cosa mi fa molto piacere, almeno se ha la possibilità di confrontarsi con gente non che arrivi dall'altra parte del mondo. Detto questo, vediamo il nostro avversario come gioca, con un 4-3-3. Squadra molto particolare con gli esterni larghi. Molto valida come squadra, vi dico la verità. Nuno Mendes, quello dei contratti netti di qualche tempo fa. Mazza, come offensiva sta squadra, ragazzi. A parte quel Dybala che avrei voluto sempre, perché c'era una carta bellissima. Poi vabbè, ho trovato il big time, non è un problema. Però sarà difficile. Vediamo un po' se ci danno fastidio gli esterni di centrocampo, gli esterni d'attacco, scusate. Se non dovesse darci fastidio, noi gli mettiamo i marcatori. Sono nel caso, rinuncio al contropiede su Eto'o e mettiamo le marcature. Siamo in campo, ovviamente giochiamo fuori casa. Atletico qualcosa, non ho capito bene. Speriamo di fare bene, di continuare con una vittoria. Potremmo essere in top 1000, tornare in top 1000 dopo un po' di tempo. Ragazzi, non è male, se ci pensate. Attenzione, Samuel Eto'o, corre. Samuel, niente. Mosso il portiere, occhio al centrocampo.
attenti adesso, perché non si sa mai che qua veramente è un attimo, eh. Ah, bravo, bravo Maicon. Peccato, lì con Samuel potevamo già portarci avanti. Gavenberg ancora non l'ho visto, occhio. Candela al centro, bravo. Ripartiamo con Francesco, bel gameplay. Era per Messi, però no. Non fa nulla. Gravenberg, come si inserisce questo giocatore, mamma mia. È una costante, è un inserimento unico sto giocatore qua. Vediamo un po' se riusciamo a mordere un po' le caviglie con Gravenberg. Si propone sempre però, bravo. Occhio lì, bravo, così. Recupero palla assolutamente lunghissimo. Gestiamo un po' il pallone. Prima ovviamente che arrivi all'avversario, Ma si muove bene sto giocatore. Mi piace un sacco, E occhio, attenzione Samuel. Porco zio, gliel'ata di sinistro. Ah, ma aspettavo gli adassi di destra. Porca vacca. Ok, buona, buona difesa, va bene così. Vedete che non è per forza detto che bisogna mettergli le marcature, non è detto. Comunque lui è bravino, se la cava bene, però anche questi moduli così strani. Ma come cacchio si muove bene comando? Il capitano, 3 anni, per uno stop di palla. Bello, mezzo alle linee. Ok, fuori gioco. Uno stop di palla centenario, e quegli stop di palla lì determinano tante volte i contropiede. Poi eravamo palesemente in superiorità numerica, ma l'azione era potenzialmente pericolosa. Che sfiga qui. Se riusciva a passare quel pallone del capitano, mandava in porta Leo. Una palletta veramente quasi facilmente leggibile, vi dico la verità. Però non lo era per i miei giocatori, si vede. Inizia che l'ha tenuta. Che cosa parla a fare? Praticamente è un rimpallo unico sto gioco. Bello. Va bene, fa niente, stiamo continuando. Peccato perché si era un po' esposto. Vabbè. Cioè, guardate la mia difesa, cioè nessuno sta dietro. Sono tutti davanti al pallone. La palla connessa in profondità abbastanza ridicolo. Però adesso prendi ok, su Dybala. Mi piace perché sui colpi di testa io devo avere dei top. Ah, bella Guardiola. Copre benissimo. Porco zio, non ha senso Genna questo tipo di animazione. Vabbè, ma cos'è? Ma posso sapere come fa a passare quel pallone lì? Ma poi è una mozzarella sto tiro, Sei calmo, Genna, dai, non è un problema. Vabbè, i miei tiri fanno schifo, i suoi, quando devono andare, li mettono lì. E niente, squadra completamente perfetta, oh. Bene. Ma dai, ma era per Eto'o! Madonna! Niente, qua sono uno contro 100. Vai Gravenberg! Gravenberg! Ma dai!
Mamma mia, oh, ma dov'è Candela qui? Niente, raga, arrivo sempre dopo. Non c'è un cazzo da fare. Arrivo sempre dopo. Dai, queste animazioni qua che ti rallentano il gioco. Dai, dai! Un tiro mozzarellato messo lì, assegnato. Porca vacca, mi sta andando tutto di merda. Era per Gravenberg, ma basta. Io non ce la posso fare, io non ce la voglio fare. Era per Gravenberg, tutti i passi sbagliati. Qualcos'altro? Può avere qualcos'altro? Ma non lo so, può avere qualcos'altro? Devo ritrovare la calma, se no non si va da nessuna parte. Il passaggio finale è sempre completamente sbagliato. Sempre, oh, sempre completamente sbagliato, sempre. Non sbagliano mai un passaggio i miei avversari, soltanto io li sbaglio, oh, vanno sempre dove non voglio. Ma guarda come funziona bene, oh, va, va. Arriviamo un anno dopo, così funziona, dai. Dai, vai. 3 anni, dai, vai. Dai, continuiamo, deve fare gol, adesso ne fa un altro, ne fa un altro. Va bene. Vabbè ragazzi, va bene lo stesso. Mamma mia, lo vedi proprio dal passaggio di Gravenberg. Straordinario. Pure quando... Ma dove cazzo passa sta palla? Ma cos'è? Ma cosa cavolo sto vedendo? Ma cosa cavolo mi capita di vedere certe volte, oh? Veramente robe che davvero lasciamo stare, va. È sempre a quello pulito qua che può avere il pallone di ritorno. Dai. Dai, continuiamo. Vabbè, salta in alto, va, salta ancora una volta, bro, salta ancora una volta, vai. Perdi un altro po' di tempo, visto che ci siamo. Nessuno che va ad attaccare chi deve, cioè, io cosa devo fare? Io... Guarda che schifo, guarda come cazzo ci gioca, dai. Ancora, mamma mia, guarda come... Guarda quanto tempo ci si mette, guarda! Ma cosa sta facendo Smichael? Con chi cazzo se la sta prendendo? Non puoi perché l'intervento è pulito. L'intervento è pulito. Ma non sa manco lui come ha fatto a chiudere sto coso. Ma sto tiltando, ragazzi. Sto tiltando e. E niente, non riesco. È troppo forte. Troppo forte ragazzi, non c'ho più stamina, questo e difende come un pazzo. Incredibile come la squadra sia bloccata. Incredibile veramente. Squadra bloccatissima. E niente, continuiamo. Vedere robe del genere mi fa abbastanza ridere. Io proprio sono inerme di fronte a certe cose. Non posso fare assolutamente un cavolo. Tanto siamo sempre lì. Non si può giocare così.
cosa stanno vedendo i miei occhi, cosa stanno vedendo i miei occhi. Questo è il problema di me, guarda. Questo arriva dall'altra parte del campo. Ah, questo qua stava arrivando dall'altra parte del campo. È arrivato prima di me, è arrivato. Vabbè, ragazzi, è finita sta partita. Una partita stupidissima. Una partita stupidissima che lui gestisce senza problemi, dai. Andiamo. Ma pensate come cazzo deve giocare la gente. E guarda qui, fa sempre ste cazzate qua. Fa sempre queste cose qua e le dice sempre a non staccarmi, non si può vincere questa partita, è finita. Partita con i miei giocatori bloccati. E dai, vai. Vai. Bloccati, dai, va bene. Te lo sto dicendo, una partita veramente orrenda questa qua. Orrenda. Non ho parole veramente. Non ho assolutamente parole per descrivere questo videogioco oggi. Anzi, ce l'ho. Quello che risulterebbe essere troppo aggressivo. E non voglio. Spiegare come si fanno a trovare tutte sti traccianti, come li fanno a trovare, oh. E niente. E proprio non la puoi recuperare quella palla lì, eh. Mamma mia, che schifo. Vai. E niente. Continuiamo a dargliela. Mamma mia, quella è colpa mia. Niente ragazzi, ci sarà pareggio un miracolo. Sarà pareggio un miracolo perché i giocatori sono tutti bloccati. Non posso farci niente, bisogna stare tranquilli e basta. Cioè quello, capite da come si muove? Attenzione lì. Che se riesci a dargliela. No, niente, non puoi perché c'è il gambone che ha bloccato tutto. Questo qua gli basta il pari, eh. Dagli la foma, ma vaffanculo, ma liberi, vaffanculo, per favore, dai. Liberi, per favore, dai. Oggi ho proprio tiltato, nel secondo tempo ho proprio tiltato. Voglio farmi del male, farne un'altra. Madonna mia. Ho già immaginato dall'overall come fosse messo. Una squadra bellissima. Fatta davvero da... tutte epiche, però per dire un esempio stupido, mettere Beckham CC non ha molto senso, però penso non possa fare manco il trequartista, però ha ovviato mettendolo CC, non è velocissimo però è molto preciso nei passaggi. Squadra forte, squadra più forte della mia. Ultima partita indipendentemente da tutto, vada come vada, purtroppo non lo so cosa sia successo ragazzi. La partita di prima è stata scena brutta da vedersi. Mi stava facendo uscire il difensore centrale piuttosto che quello Ambrosini che gli stava di fianco. Come ti deve mettere in difficoltà questo videogioco? Non lo fa nessun altro. Un gioco davvero, a volte quando non puoi giocare proprio non prova neanche, niente. Data. Niente. Ditemi voi quel passaggio che gli ho fatto col tacco lì, proprio come se fosse un tronco che sta rispostando per trasportare il legno. Niente di niente, Gen. Mappe di
Niente. Imbalza con un pezzo di ferro. Guardiola non può fermare Mbappé. Si è girato in un quarto d'ora e mezzo. Tutta sfilacciata la squadra, raga. Tutta sfilacciata. Mi sembra di non poter più utilizzare questo modulo. Messi inconcludente. Questa davanti, finito. Messi non riesco nella maniera più assoluta a gestirlo. Non riesco a gestirlo. Fanno le ballerine. Ma che cazzo. Io non sono contento di stare in palla, eh. A parte che gli è tornata tranquillamente, quindi che cazzo deve fare. E niente, è lì. E lì, davanti alla tua linea di passaggio, l'unica tra l'altro, perché non ne hai altre. E la sua squadra copre tutti gli spazi del mondo. La palla la passiamo. Volevo passare un altro? No! Tu devi passare a quello che dico io. Oggi è così. La palla la devi passare a chi cazzo lo dico io. Bypass. Grande passaggio di Graven, che è fortissimo nei passaggi, ma la passa sbagliata. Andiamo. Nessun fallo, anche perché Messi ha messo un quarto d'ora a girarsi e lui era troppo veloce per me. Bravo Gravenberg. Ottimo di me. Bravo Lopez. Sempre efficace. Il capitano! Niente. Pallaccio sul capitano. Maicon ne prende menti in attacco. Allora ragazzi, Maicon è costantemente in avanti. Pericolosissima sta cosa. Veramente è lì che un po' si perde. Anche se la qualità è straordinaria quella di Maicon, perché è forte fisicamente. Questo, se è furbo, sposta il portiere. Vediamo. Non lo sposta. Porco zio! Piuttosto che entrare sto pallone, gol di Gravenberg. Piuttosto che entrare sto pallone, pom 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 pom, ma che flipper. Porca miseria, oh. Che videogame. E niente, lag pauroso. Cioè lui è già un giocatore molto molto. È già un giocatore molto legnoso, eh. Poi guarda, lui tranquillo. Il suo virà. Guarda qui come si creano le occasioni d'oro dei miei avversari. Se non passava quel pallone Totti di mezzo, c'era poco da fare. 2-0. Ma un gioco davvero. Certe volte davvero sbanno. Comunque, visto che ci siamo, proprio evitiamo di rilassarci. Perché succede questo. Un giocatore che diventa trasparente. Occhio. Bravo. Ma perché io devo vedere una roba? Perché devo vedere il passaggio di bravo Gravenberg?
ordini fortissimi. 2-0 direi anche abbastanza meritato. C'era stato l'incubo del non poter segnare, adesso siamo vicino a 2-0. Vediamo di gestire questa partita, perché se si pareggia pure questa sarebbe davvero da comiche. Con tutto il rispetto per il mio avversario, ma penso di essere un attimo più forte. Questo è un colpo di lag pazzesco. Cosa parlo a fare? Cosa parlo? Ma io cosa devo parlare a fare? Cioè, lui ha avuto una possibilità su un rimpallo strafavorevole. Che schifo. Si è capito, ma se devi andargli davanti per poi passare il pallone così, cioè, non farlo. Gravenberg, bravissimo, bravo. Che giocatore, vorrei provarlo con un gameplay più fluido sto qua. Non è tanta roba sarebbe. Passano a Messi, ok. Gestisci, passa lì. Ok, oh, che trota. Sbagliato pazzesco, pazzesco. Sbagliato io stavolta. Meno male, no? Sbagliato io lì, non devo fare la finta col capitano. Però qua non so a chi cavolo passarla. Sì, ma il pallone è ancora in campo. Leo! Ma di è una roba oscena. Abbiamo un po' in contatto fisico, ma con chi sta facendo contatto fisico? Forse la fallo. Bello. Dagliela però. Anche passaggio 4. Dai, Ambrosini. E niente. Dai. Goffissimo. Il gameplay goffissimo. Gravenberg, con calma adesso, con calma, non si sa mai. Dai, mamma mia. Madonna. Gol. Madonna, ragazzi, come è sbucciato. Porco zio, che nervoso. Hai fatto tornare in partita, cazzo, Jenna. Hai fatto tornare in partita, Jenna. Hai fatto tornare in partita, cioè. Vediamo come finirà sta partita. Qui c'è poco da fare, ragazzi. Qui o si vince o si vince, non mi interessa proprio. Dai, porco zio, non ci voglio credere che finiscono sempre così ste cose. Ma perché devo sempre soffrire io? Ok, ok. Ok, ok. Dal nulla, dal nulla. Dal nulla. Ma
ragazzi, non c'è nessuno che ti viene a dare una fottuta mano su questo videogame. Non lo puoi fermare, non lo puoi, incredibile come non lo puoi fermare. Fisicamente questo tiene tutto. È ridicolo arrivati a questo punto qua. Una partita che si sta delineando in un altro modo. Si sta delineando in un altro fottuto modo. 2-0, non sembrava poter recuperare, invece sta gestendo lui la partita. Oh. I colpi di tacca a centrocampo. Fallo, ref, no, porco zio. Dai, è Maradona. E vabbè, dai. Calamitato verso il dritto, verso il nulla cosmico. Facciamolo alzare un attimo, raga. Facciamolo alzare un attimo, facciamolo correre un po'. Madonna, quanto ci mette Ribery. Mamma, se mi pareggia quanto divento nervoso, ragazzi. Rendetevi conto voi di come sia andato dritto Rummenig, di come sia andato dritto Rummenig senza avere contrasti con nessuno. C'era addosso un giocatore, mi pare fosse Maicon. Comunque, va bene, l'avversario era straforte. Era fortissimo e io ho avuto culo. Ragazzi, che dirvi? A parte lo ormai sfogo costante che ho su ogni gameplay che succede, questo giocatore qua mi ha sorpreso tantissimo, anche nonostante ci fossero difficoltà proprio di gameplay. È sempre stato presente, pulito. È bello piazzato, avete visto in game quanto è grosso e fa fatica ad essere spostato quando il gioco lo permette. Comunque c'è contatto fisico 74, ma non lo sapevo, non mi ricordavo, pensavo avesse più contatto fisico. Però mi è piaciuto, è forte, forte anche nei passaggi, bello completo come centrocampista centrale. Unica pecca, davvero, sta nella forma fisica incostante che non lo aiuta. Questo è quello, è il contratto mio che vi consiglio più di tutti, perché oltre ad aver giocato queste partite, ho provato anche altri giocatori. Colomani, che sembrava essere il più promettente, non mi ha fatto impazzire, poi magari nelle prossime settimane lo proverò ancora meglio e vi farò sapere. Gli altri purtroppo non mi soddisfano. C'era, mi pare, Kulusevski, però c'era la versione Potvuk, c'era qualche settimana fa, e secondo me è un giocatore normalissimo. Lui invece è quel giocatore che esce raramente, forse è la terza versione in game in 2 anni che vedo di Gravenberg, e questa è la più completa. Questa è la più completa. Se state cercando un centrocampista centrale onnipresente, se vi piace utilizzare, che ne so, Bellingham, giocatore chiave, che il trequartista, che il centrocampista centrale non lo può fare secondo me perché è un giocatore chiave, mettete questo giocatore qua e siete a posto al centrocampo. Mettete lui e un altro collante in mediana e siete tranquilli. Lo avete visto, gestisce bene, intercetta bene, è sempre presente, a volte si spinge anche in avanti. Questa cosa, quando l'ho provato inizialmente sul PC, non ha fatto così. Qui invece l'ho visto che si è proposto e ha anche segnato il gol dell'ultima partita, su quella posizione clamorosa che ha fatto traversa giù e forse aveva preso ancora una volta il palo, poi è arrivato lui e tap-in e gol. Comunque, tutto sommato, giocatore forte, per me un bel 6,5, non gli do da nessuno, abbondante, anche tendente al 7, perché mi piace veramente molto, infatti in panchina me lo porterò sempre, e nel caso lo metterò sostituendo, che ne so, Vieira o magari Matthaus, perché merita veramente tanto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, io vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao.